Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, ha espresso la sua piena solidarietà al collega dell'Abruzzo, Gianni Chiodi, che l'ha ringraziato per il lavoro fin qui svolto dalla nostra Protezione Civile e che l'ho accolto assieme al sottosegretario alla Protezione Civile, Guido Bertolaso, nella sede del DICOMAC, Direzione Comando e Controllo per l'Emergenza, nella scuola per allievi sottufficiali delle Fiamme Gialle all'Aquila. Azioni concrete da parte del presidente Tondo, disponibile a dare anche durante la ricostruzione lo stesso supporto garantito nella fase dell'emergenza ed una prima tranche di 1,2 milioni di euro a favore della realizzazione a Fossa, cittadina tra le più colpite d'Abruzzo, di prefabbricati e della rete di urbanizzazione, ma anche l'auspicio di stanziare altri fondi con la prossima finanziaria. Bertolaso ha espresso a Tondo stima e considerazione per il ruolo avuto dalla Friuli Venezia Giulia in questa prima fase del post-terremoto, rimarcando l'importanza di una diffusione capillare della protezione civile sul territorio e notando che il giorno in cui la sua diffusione in Abruzzo sarà uguale a quella del Friuli, ogni emergenza potrà essere affrontata con maggiore efficacia. All'incontro tra i due presidenti hanno partecipato anche l'assessore alla protezione civile, Vanni Lenna, il presidente della quarta commissione del Consiglio regionale, Alessandro Colautti, il senatore Ferruccio Saro ed il direttore della protezione civile regionale, Guglielmo Berlasso, mentre il governo dell'Abruzzo era rappresentato, oltre che dal presidente, dagli assessori alla protezione civile, Daniele Astati, e da quello ai lavori pubblici, Angelo Di Paolo. All'incontro istituzionale ne è seguito un altro, al quale ha partecipato un gruppo di imprenditori della nostra regione, guidati dal presidente degli industriali friulani Adriano Lucci e da quello dell'ANCE Donato Riccesi, che hanno confermato l'avvio di una raccolta di fondi a favore dell'Abruzzo che dovrebbe portare il finanziamento del Friuli Venezia Giulia a circa 2 milioni di euro.